A livello di strumentazione preferita, no, non sto parlando necessariamente di marchi, ma di tipologie di strumento. Io di solito mentalmente, non so se è una cosa che faccio solo io, divido i bassi, tanto qui parliamo di bassi, in quattro macrocategorie: jazz bass, precision, tipo Music Man, tutto il resto. Beh, Perché? per esempio, il Music Man è un precision con gli steroidi. È un precisionone, però perché l'ho differenziato? Perché è comunque fisicamente messo leggermente più verso il ponte, ti becca per forza altri armonici e filosoficamente è diverso, anche fisicamente, è diverso perché invece di avere i due split coil, che sono due bobine molto larghe, molto schiacciate in serie, il Music Man ha queste bobinone con i magnetoni, due bobine, quindi quattro corde per una e sono spesso in parallelo. E è diverso come suono, come è profondamente diverso dal jazz, che comunque avere i due pick-up che ti dà questa differenza timbrica, questa maggior possibilità di intervento ti dà quei due tre suoni in più, lo vedo diverso. Poi c'è tutto il resto, nel senso che alla fine tutti gli strumenti o sono strumenti con due pick-up che più o meno sono messi sempre in quelle posizioni lì, o sono strumenti con un pick-up che più o meno è sempre messo in quella posizione lì. Ormai si va abbastanza a ricercare sempre le solite cose, a parte innovazioni che comunque ci sono state. Queste erano le mie macro categorie personali. Te come la vedi? Io sì, io la vedo più tipo, vabbè, venendo cioè sono abbastanza preistorico in un certo senso, e vedo che in realtà nell'industria degli strumenti, dei bassi, sono cambiati abbastanza poco, sono cambiati più gli amplificatori, Sono cambiati pochissimo. cioè nel senso è la bicicletta, quella è, poi puoi farla a carbonio, così, in piedi, però. E i bassi li vedo anche abbastanza in quella. Io vengo dal precision, quando non era di moda, e tutti avevano il jazz, quindi ho cominciato con precision, perché ovviamente Steve Harris ha il precision, Paco Restier ha il precision, Victor Wooten c'ha comunque un precision, l'unico era Pastorius col Fender Fretless Jazz, però quel suono lì, c'ho molto quello lì. E tendo a andare in quella direzione, quindi quello che cerco magari nella strumentazione preferita è magari uno strumento più reattivo, performante o più reattivo, però sulla falsa riga comunque del suono tradizionale Fender. Quindi la mia configurazione di pickup preferita è PJ, Vision Jazz. O anche jazz comunque, perché poi ci ho messo un po' per capire il jazz come funziona. All'inizio proprio Non ti entrava, eh? no, perché comunque, per quanto, ripeto, era affascinato e mi piaceva molto Pastorius, quel suono non lo riuscivo a tirar fuori perché non avevo capito proprio. Intanto il suono non l'avevo forse capito o digerito, quindi non riuscivo a trovare il modo di tirarlo fuori. E un po' anche avendo sicuramente, sai, precision con uno split coil bello pieno, con molta botta, il jazz tendenzialmente è meno potente, Sì, è un meno pochino più gracile su alcune cose. intenso. E a meno che non lo gestisci in maniera un po' diversa e quindi riesci ad avere comunque la. Quindi la cosa che magari mi piace degli strumenti è una reattività maggiore. I Fender sono un po'. Sono molto imperfetti, hanno molti buchi, sono poco consistenti, quindi non tutte le note suonano bene su tutti i punti, quindi devi spenderci un po' di tempo con lo strumento, imparare a conoscerlo A evitare i punti un po' deboli. o usarli quando ti serve, però sai che quella nota suona meglio lì o suona meglio qui e quindi riesci a. Ora, credo che questo sia un vantaggio, può essere usato come vantaggio, in quanto
se lo strumento è più imperfetto, ha più buchi, attraverso cui il musicista può esprimersi ed essere più personale. Gli strumenti, al contrario, troppo perfetti, suonano uguali in mano a tutti, perché sono talmente precisi, presenti e reattivi, che il tuo tocco e il mio tocco influenzano di meno la risposta dei legni, dell'intonazione, piuttosto che dell'elettronica che ci metti sopra. Quindi trovare un po' un compromesso. Beh, Te sai, qualcosa? Dimmi. no, mentre dicevi pensavo a una cosa. Succedesse a me di vendere uno strumento con qui è imperfetto, qui c'è un dead spot, qui suona meno, qui suona strano, mi lincerebbero, francamente. Quindi sentir dire che c'ho lo strumento imperfetto mi dà possibilità di esprimermi in maniera diversa, da un lato mi conforta, da un altro lato mi fa strano perché io vivo queste cose qui, le note morte, i punti imperfetti come delle sciagure, personalmente. Capirai, insomma. L'idea è quella di non avercelo, averlo il più possibile, però se tu vedi quelli che hanno il suono più caratteristico, che tu senti tre note o due note e capisci che è Tizio Caio Sempronio, hanno tutti degli strumenti di quel tipo lì. Se Sì. prendi tanti che usano altri strumenti moderni, tipo i Dingo, che io conosco, eccetera, mi dispiace, però ne sono tutti uguali. O tanti Uno altri che che si usano. sente tanto che è lui è il Ken Smith, secondo me. Beh, sì, perché comunque c'hai quel nasone che manco Pinocchio, nel senso Sì. è talmente così che anche sullo slap, no? Cioè, sì, però lì abbiamo anche uno strumento molto complicato, cioè complicato con tanti legni, tante combinazioni in elettronica anche particolare, in posizionamento di pickup particolari, e suona in quella maniera. Neck through body, cioè una costruzione, come dire, è stato anche un po' uno dei primi. Poi c'è stato anche, no, Alembic, che faceva cose un po' particolari, anche se prendi il basso di coso, Stanley Clarke, anche quello suona molto particolare, suona molto, molto lui. Il problema non è come suona lo strumento in sé per sé, però, è come suona in mano a te e come suona in mano a un altro. E lì la differenza, perché Ken Smith è vero, ha quel suono, però secondo me è sempre più impersonale di un Fender. Cioè, quando lo suona uno, lo suona un altro, è lo strumento che parla per te. È una critica che, per esempio, muoverei a Roger Sadowski, i bassi Sadowski e le elettroniche Sadowski, soprattutto l'elettronica, suona così in mano a tutti. Ed è talmente colorata, talmente particolare che fai due note e sembri Marcus Miller, perché c'ha quel suono lì. Poi la Lo sai scelta che per delle note. molti questo potrebbe essere un grosso pregio, vero? Beh, sicuramente se tu hai anche degli amplificatori, se hai un ampli che tu attacchi, c'è subito il suono che vuoi, sei contento, va bene. Il problema è che poi per qualcuno può diventare un limite, perché il colore è bene avere un colore, ma se poi non lo puoi togliere e sei attaccato a quel colore lì, tu lo tieni, quando sei Cioè, devi contento te. scindere il lato commerciale dal lato artistico, probabilmente. Il lato lo prendo perché, senti come suono bene, e il lato espressivo tuo. Stiamo dicendo questo. Sì. Sì, diciamo che l'unico limite è che poi suoni soltanto così, perché io ho visto tanti amici anche che hanno, per esempio, Fender, Marcus Miller, che non fanno più, no? Sì, è C'era ancora già. passato Eh su Sire o Sire, non so sì, come si chiama. ma io provai perché, per esempio, un periodo, poiché avevo questo quattro corde Precision, una replica, il mio primo basso serio era un Precision giapponese della serie anni 90. Tipo anni 60, tipo 62, Precision, Sunburst, battipenne d'arte bucato. Ed era quindi passivo, bla bla bla. Avevo scoperto queste elettroniche esterne, e quindi ne provai diverse, ce ne ho diverse ancora, e provai, andai a provare al negozio l'elettronica a pedale della Sadowski, quando la tirarono fuori. Il problema è che suonava uguale. Cioè suonava solo così, e quindi non la presi. Trovai altre elettroniche che sono molto più trasparenti. Meno colorate come impronta sua, capito?
Bah, diciamo, lasciano più spazio allo strumento, lì spara, cioè, non lo so, tecnicamente, il circuito poi del Pramsadovsky, il circuito, in realtà mi hanno detto, ho visto, circuito preso da un pre della Fender, di un amplificatore a valvole, però anziché Ah sì, i metterci le valvole ci hanno messo, sì, è transistor. circuito, non si è inventato nulla, si è inventato i valori dei componenti, ma sì, anziché le valvole ci ha messo i transistor e l'ha fatto così, non è il circuito originale, ecco, questo mi sembra di aver capito, poi magari mi sbaglio, però suona in quella maniera e anche tutti gli strumenti suonano in quella maniera, quindi anche se ci attacchi l'elettronica esterna, strumento questo quest'altro, l'impronta è quella lì. E infatti se io ascolto senza guardare alcuni sample, alcuni video anche su Instagram, che fai presto, basta che fai così, è pieno di gente che fa cose bestiali. Se io le ascolto e basta sul canale di quel costruttore, mi parlano tutti uguali i suoni e magari sono 10 persone diverse. Ho capito. E non è una critica, è un'osservazione, poi se Sì, si vede qualcosa, figurati. no. Però, quindi la mia, diciamo, setup preferito, lo strumento deve essere uno strumento reattivo. Ho avuto la conferma dopo tanti anni che la tastierina acero mi piace molto perché ha quell'attacco, quel transiente molto veloce, che mi è sempre piaciuto e che non ho mai avuto. Perché ho sempre avuto strumenti che tastiera in palissandro o ebano, ma mai in acero, però che hanno un feel abbastanza naturale, quindi diversa estrazione, diciamo, fenderoide, anche se poi così non è, precisi come intonazione, se vuoi, quindi se devo fare un accordo a capo manico, insomma, in fondo al manico suona giusto, suona intonato e suona bene. E elettronica, ho detto, questo nuovo strumento che ho, c'è un PJ, cioè questo qua. Io ho fatto, so delle saponette, però dentro gli ho fatto mettere un P reverse, jazz single coil, volume pump hot e poi bassi e alti da Glockenklang. Gli ho chiesto questo qua, corpo in noce, tastiera a manico in acero. Cioè, molto semplice come concetto. La forma può essere un po' strana, però tutto È sommato attivo leggero. comunque. Sì, in passivo suona anche molto bene perché lavoro con, cioè uso gli AMG da diversi anni adesso e mi sono trovato molto bene perché, soprattutto per ecco, i pick up tipo Fender, single coil, jazz o precision, secondo me, suonano molto, molto bene. Nel senso, avevo sempre questo problema da ragazzo con questo precision che alla fine è diventato un Frankenstein perché ho cambiato tutto a parte il manico tastiera e capotasto. Ho cambiato meccanico, ho cambiato i tasti, ho cambiato il corpo a un certo momento, il pick-up, l'ho provato un po' tutti. Il problema è che da spento aveva un suono, quando lo attaccavo all'ampli era un altro suono. E poi mi convinsi a prendere e montare gli AMG con la batteria, che era una cosa a cui ero abbastanza refrattario, avere la batteria dentro lo strumento. Però mi resi conto che PJ, mettevo dentro l'ampli e il suono che tiravo fuori era uguale a quello da spento con di bassi, quindi l'ho trovati molto trasparenti e silenziosi. Paradossalmente, quello che si dice in realtà, almeno che si diceva fino a qualche anno fa, in giro dei pick-up AMG, era proprio che i pick-up AMG coloravano talmente tanto che dicevano fanno suonare come in quella maniera lì anche un manico di scopa. Cioè, quindi il sentimento generale era un po' il contrario di quello che mi stai dicendo te. Cioè, mentre te dici. Gli humbucker secondo me sì, ma i single coil no. I single coil sono più, cioè hanno meno questa grossa personalità preponderante, quindi secondo te. Beh, io ho provato Lollar, ho provato Bartolini, ho provato i Fender, ho provato i Seymour Duncan, ho provato alcuni artigianali, l'Indy Fralin anche ho provato, quindi ho provato anche dei buoni marchi che fanno dei pick-up tradizionali, rifacimenti fatti a volte bene. Onestamente hanno tutti lo stesso problema, suonano tutti molto mediosi, non tirano su i bassi e suonano diverso, nel senso è un discorso poi personale, ripeto, Sì, no, però figurati. gli humbucker sì, quindi i pick-up AMG humbucker non, sugli strumenti su cui l'ho provati ho notato che sono estremamente spinti, troppo estremi, troppo spinti e troppo colorati. Tipo su degli Spector che usano magari
Pagri, in quel senso lì, o alcuni vecchi Warwick che usavano Ian Baker per la, o dei pick up MG prima di mettere su i loro Mac.